Come siete stati accolti come direttorio? No, bene, bene, abbiamo parlato, abbiamo detto che saremo delle persone che hanno come ruolo quello semplicemente di dialogare. Dialoghiamo con Beppe Casaleggio, dialoghiamo col gruppo parlamentare, dialoghiamo con i comuni, dialoghiamo con tutti i meetup. Questo è quello che faremo, niente di più, niente di meno, cercando di essere dei fluidificatori del Movimento 5 Stelle. Siete detti con Casaleggio oggi all'incontro? Ma abbiamo buttato giù qualche idea che ho riportato anche stasera al gruppo parlamentare, ovvero cercare di migliorare la connessione tra comuni e gruppo di cui noi governiamo, e gruppi parlamentari e consiglieri regionali, cercare di riuscire a creare una rete ancora migliore dove tutti quanti possono attingere anche rispetto al patrimonio di lavoro che già tutti hanno fatto. Quindi dovreste andare a Parma? Domenica. No, abbiamo già detto che domenica, proprio per evitare ogni tipo di strumentalizzazioni, non andremo a Parma, anche perché organizzeremo proprio sui comuni un evento dove saranno tutti chiaramente invitati per parlare del programma che è già stato attuato e quindi di un'opportunità maggiore per cercare di sbloccare i punti del programma che non sono stati ancora attuati. Ma non è maggiore il rischio di strumentalizzazioni se non ci andate a Parma? No, perché noi cerchiamo di non essere strumentalizzati, sarebbe magari una nostra prima uscita pubblica tutti insieme, quindi crediamo che sia meglio anche rimanere qui a Roma, perché è un momento molto delicato a Roma. C'è la mafia a Roma e per me tutto il resto è secondario. Porto iniziare a occuparci di temi, di cose che possono cambiare concretamente la vita dei cittadini italiani. C'è stato un bellissimo cambio, è la dimostrazione il più evidente del mondo, il Movimento 5 Stelle, un movimento democratico, dove mai si è visto che un capo politico di un movimento che permette di entrare a 160 parlamentari che non conosce, dopo un anno e mezzo, come dire, dà delle responsabilità di coordinamento a 5 persone che conosce da un anno e mezzo con l'età media di 34 anni. Dove mai si è visto al mondo? Quindi questa è la dimostrazione che il Movimento 5 Stelle è una forza democratica e soprattutto è l'unica forza pulita e incensurata che può spazzare via da questo paese corruzione, mafia e criminalità, che non è più, come dire, in contatto con i partiti, è i partiti. I parlamentari sono d'accordo con lei, tutti gli altri? Sui temi, assolutamente, sui temi. Cioè, è stata la prima occasione di incontro fra i Power Rangers, con i cinque del colluttorio, non si chiama colluttorio, i nostri cinque ragazzi che sono stati investiti di una responsabilità grandissima, e tutti e entrambi i gruppi parlamentari. Io sono di quelli che ha votato sì, poi che ci siano è un'occasione per magari migliorare. Ma non si chiama direttorio, innanzitutto leviamoci questa denominazione, e la troveremo col tempo, non c'è niente di definito, avremo bisogno di connetterci un po' di più con i territori. Quello che abbiamo un po' perso in questi due anni, stando un po' nel palazzo. Affronterete il tema dei malumori? Ce ne sono nel movimento? Ma questo viene fatto proprio, queste assemblee servono a questo, a chiarirsi, a capirsi un po' meglio, perché è chiaro che ci sono delle situazioni magari che possono sembrare strane, ma non lo sono assolutamente. C'è un tema dissidenti, c'è un ci problema sono di dimissioni in vista? No. I malumori nel territorio però ci sono, dal terremoto in Toscana, le dimissioni dei consiglieri. Rivoluzioni veloci o le fai in un anno oppure devi in qualche modo farle più strutturalmente. Avete parlato di Pizzarotti? Hanno parlato sì di Parma e hanno appunto riconosciuto che Parma è un avvenimento locale, comunale, che riguarda lo statuto e quindi come tale rimane. Lei ci andrà? No, io non ci andrò. Pizzarotti non rischia niente, non rischia l'espulsione. No, infatti non credo proprio che rischi nulla, non credo che abbia mai rischiato nulla. Se si comporta bene come sta facendo. Saranno cacciati quelli che ci vanno. No, assolutamente. Non ci andrà lei? No, io, guardi, è un evento che è legato più ad un ruolo di sindaco. Ora lei non doveva essere tra i cinque. Ma perché? Ma che... non mi faccia dire. Ho una forte consapevolezza dei miei limiti, che sono straordinari. Casaleggio incontri solo i cinque e non tutti i parlamentari come in passato, le sta bene? Non ha incontrato solo i cinque, ha incontrato i capigruppo, ha incontrato tutte le persone che volevano parlare con lui, come ha sempre fatto. Ha fatto diventando un partito? Ma io lo siamo sempre stati, Sofia. Lo siete sempre stati? Scherzo ragazzi, no. Però qualcosa perché è cambiato o no? Qualcosa ci aspettiamo che cambi, che può cambiare in meglio.